All'11 di sera io mi metto a registrare qua in cucina per non svegliare tutti, e però almeno finalmente ho un telefono molto più decente, un Samsung Galaxy A30S. E quindi niente, vai, mettiamoci a registrare questo video, questo torno al ritorno di Mr. Meat e niente, vai che si gioca. Sto facendo tipo movimenti tipo quelli che farebbe il tipo. Cioè, ho fatto i movimenti della visuale, in poche parole. Tac. Non so se lo sapete, ragazzi. Adesso io parlo a bassa voce, scusate che non voglio svegliare nessuno. Se vedete il mio dito in mezzo alla webcam è perché la webcam, cioè quando muovo il personaggio, il mio dito va contro la fotocamera, che è appunto del telefono, capendo dov'è la webcam. Quindi scusate se ogni tanto, anzi qua praticamente quasi sempre, vedrete questo dito. Ok, va bene, va bene. No, non mi faccio aprire. Oh, mito, no. Ragazzi, no. Lo c'è! Non si apre! Veloce! Fantastico! Ok, adesso ricominciamo con notte 1, notte 2, notte 3, notte 4, notte 5, notte 6, notte 7, notte 8, notte 9, quello che ti pare. Allora, facciamo. Ok. Adesso, quanto ha detto Mr. Meat, c'è tipo un forgu. Un forgunci. Un forgun. Furgoncino. E in teoria, con questo qua puoi scappare. In teoria. Perché, come avessi visto prima, nel garage non c'è più la macchina, non c'è più quella 500. Quindi. Adesso io non lo so se questo si può utilizzare, però vedo che qua tipo ci sono. Cioè, allora, qua è aperto. No, no, sì, invece qua è aperto, come potete vedere. E invece qua, vabbè, qua, beh, qua no. Però come faccio ad aprirlo, scusami? Questo è il problema. Che il problema non è tanto. Cioè, vabbè. Poi vediamo un tanto come sta il nostro maiale. Mamma mia, che schivata. No, via. Fuggiamo, ragazzi, non si sa mai. Fuggiamo, che sennò qua sono casini. Per aprire questa porta bisogna di un pezzo che adatti la fessura. Scusami, adesso come entro qua? Come. Una lettera. Fermi tutti. Lo scienziato gentile ha detto qua. Ok. A quanto ho capito c'è una figlia di Mr. Meat adesso, una roba del genere, quindi non sapevo che Mr. Meat sinceramente fosse cosa. Manovella! Tiriamo la manovella! No, non la tiriamo? Manovella! Allora, se io dico di tirare la manovella, tiriamo la manovella, non. Guardate qua per farvi capire, no? Ecco, manovella, ok? La tiriamo? No, non succede niente. Fantastico. Vito, non è che mi devo aprire te, se non dispiace, devo cercare un asse di legno tipo. Cioè per aprire la porta. Ma non ho parole. Così si possono prendere i mattoni? No.
Sì, ma io in tutto ciò come faccio? Cioè, si può aprire qua? No. Io non capisco, ragazzi. Guardate qua. Per aprire questa porta bisogna di un pezzo che si adatti alla fessura. Ok, però il problema è dov'è sto pezzo? Dov'è sto pezzo? Ragazzi, io non trovo questo pezzo perché sinceramente non c'è che da nessuna parte. Cosa dovrei fare leva? Cioè, non capisco sinceramente. No. Oh, no, qua, no, qua, no, 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 no,
Chiudiamo dentro, vieni qua. Aver... Sei vivo? Sei buggato? Sei buggato? Mamma mia, l'ho buggato, mamma mia ragazzi. Che professionalità. Avete visto che professionalità? Cos'è? Cos'è? Cuore di legno. E credo sia la chiave quella che serve per farmi passare da lì, giusto? Cazzo, si è sbagliato! Porca miseria, no! Si è sbagliato ragazzi, non bene. No, non bene, veloce. Qua! Vai! Cioè adesso devi addirittura aprire la porta, cioè devi trovare una chiave per aprire la porta, io non ho parola. Pezzo di legno. E quanto mi può essere utile un pezzo di legno? Pezzo di legno. Cosa può essere mio utile un pezzo di legno? Scusami, ma non dopo ce la portiamo in giro, eh. Però le lattine ci sono ancora per attirare l'attenzione. Poi guardate qua questo, scrisse il nome, quindi presumo che questo pezzo di legno sia tipo un oggetto di valore. Ci deve anche stare, per carità, eh. Una cosa un po' particolare. Allora, vediamo un po' qua. Ok, io non ho idea di cosa possa servire questo pezzo di legno. Però qualcosa pur sempre dovrà servire. Però secondo me non serve qua in casa. Secondo me tipo serve fuori qua. Vediamo se prende qualcosa. Se mi sembra appoggio. Ma porca no. Ma porca miseria. No. Ragazzi, c'è un garage sotto, porca miseria, io non mi sono accorto. Dove conduce questo garage? Non è una cantina, credo. Cos'è? Where are you, little man? Pezzo di Carillon. Pezzo di Carillon. Ma cosa cambia? Ragazzi, adesso qua mi devo vedere di video su YouTube perché... Nel senso... Ok, no. Mettiamo tutto qua dentro, ok? Va bene, ok. Noi la mettiamo qua. Cosa serve? Va bene. Adesso io, se non ti dispiace, una carta igienica. No, è uno scotch. Uno scotch. Porca. Ok, allora. Voglio vedere con più calma perché prima non c'era calma praticamente. Ma quindi in teoria lì c'è una finestra, magari sarà qualcosa. Okay. Posso aprirlo qua? No. Posso aprirlo. Come faccio ad aprirlo? Sicuramente come tutti i giochi ci sarà un interruttore ovviamente per aprirlo, perché figurati se non c'è, in tutti i giochi c'è un interruttore per aprire un garage, quindi guarda, qua la porta è sempre chiusa, quindi non è cambiato, non è che l'apro, no, ovviamente no. Quindi, ecco, allora, batteria 15%, guarda frate, vabbè, non è proprio il momento per metterlo in carica, mi devo concentrare. Qua la cantina è rimasta uguale, ok, quindi il garage non viene dalla cantina. Magari potrei guardare sopra. Non lo so. Ma porca miseria. Ma si può? I got you!
Grazie. Qua è rimasto sempre uguale con quei soliti piedi. Non lo so, ragazzi, devo dire che. Bene, ragazzi, spero, niente, termino qua il video perché adesso ho sonno, quindi niente, sostanzialmente spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, contatto solo iscriviti e noi ci vediamo nel prossimo video e nel prossimo episodio di Mr. Mitto. Ciao 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 ciao.